Celebrare la festa degli innamorati in tempo di pandemia significa rinunciare, gioco forza, alla scena a lume di candela al ristorante e sia alla classica fuga romantica in qualche capitale europea. Ma quali sono le alternative di strappare un sorriso al partner anche nel San Valentino dell'era Covid? Lo abbiamo chiesto direttamente agli innamorati. Dove si festeggia? Ci sta un bacino e ve li fate finita. Mi rendo il bacino. Casa, tranquilli, dove vuoi andare? San Valentino, zona arancione. Tutti tranquilli a casa. Io non lo festeggio. No, diciamo che una cena a lume di candela per quest'anno si cambia modo. A casa con mio marito. Farai una cena a lume di candela? No, a lume di candela no, una cena normale. Con questi tempi ci si accontenta. 8 anni con il mio ragazzo, quindi faremo come tutti gli anni una cena in casa. Andiamo a pranzo oggi, andiamo a mangiare il sushi, passiamo la giornata insieme. Farò un pochino da mangiare io, qualcosa di pesce, qualche bischerata e via. È perché non ho con chi festeggiare. È San Valentino tutti i giorni. Sì, sicuramente, per noi ogni giorno è San Valentino. Guardi, dal 76 conosco quest'uomo e la cosa più bella che potesse capitarmi nella vita, glielo dico francamente. Siamo sullo stesso livello. Che no, sono single, quindi niente. Assolutamente no, sono contro San Valentino, perché le donne m'hanno sciupato tutto. No, non credo, in generale no. Penso proprio di no, non ci trovo niente di... così romantico e così... Tutti i giorni dovrebbe essere un giorno dedicato a un gesto d'amore. Spero che il mio marito mi faccia la cena quando torno a lavorare. Lume di candela lo so, perché c'è un aggeggino di 3 anni e mezzo che la candela me la distrugge. Non ho festeggiato, insomma. Non è una festa particolarmente, almeno per me, sentita. Si può anche fare, sì. Ora però non è tant'anni, eh. Ma l'amore non passa. No, anzi aumenta. Sì, lo festeggiamo a casa. Farai una cena a lume di candela? Ma no, una cena tranquilla, un po' più curata, però insomma, molto soft. Non ho mai festeggiato, non c'è una festa in particolare per festeggiare l'amore. La penso così.